Allora, oggi ci troviamo nella prima B dell'Istituto Agrario di San Brancato di Sant'Arcangelo. Oggi insieme ai ragazzi abbiamo deciso di parlare di alcuni argomenti, tra cui l'omofobia, la sessualità e le malattie trasmissibili. Allora, adesso vedremo come la pensano i ragazzi anche su esperienze fatte oppure sui modi di fare anche di queste persone anche che sono contro l'omofobia. Adesso vedremo cosa ci diranno. Cominciamo da Christian. Christian, secondo te cosa la sessualità oggi come viene interpretata? Cioè come la pensi tu? Come hai pensi oggi? Per me, te l'ho detto, ci sono troppe violenze sessuali anche sulle bambine, che a volte ragazzi grandi spuntano le bimbe, cioè sfidanzano ragazzi delle medie, sfidanzano con ragazzi che fanno la prima elementare, seconda elementare, secondo me questo qua non va bene. Però tra maggiorenni e minorenni? No, anche tra minorenni, però che c'è un'età che ci sono degli anni, troppi anni che si distano fra loro. Antonio, tu come la pensi? Ma io, secondo me, come siamo noi adolescenti, il sesso va sempre bene, però deve essere sempre controllato, deve essere della stessa età, più o meno. Ma secondo te i rapporti tra un uomo e una donna che non sono volontari, ad esempio lo sfruttamento è solo per scopi di piacere, la ritieni una cosa giusta? Sì. Per gli uomini... Per gli uomini è un fatto di scopo giusto per divertirsi, mentre per le donne secondo me è diverso. Penso che al mondo ad oggi è praticato dalla maggior parte degli adolescenti stessi. Beh, ci sono alcuni adolescenti che i sentimenti non ci pensano, però a costo di stare con una ragazza sono di tutto e di più per arrivare comunque sempre a quello scopo. Antonio, dici tu come la pensi? Cioè, cos'è per te ad esempio l'omofobia oppure la violenza sulle donne? L'omofobia dipende, io sono contro gli omosessuali, però un po' mi dà fastidio tipo, che in pubblico si mettono a fare le loro cose. Ad esempio che si baciano. Conte tra maschio e femmina, conte tra maschio e maschio e femmina. Cioè, come la ritieni giusta come cosa? Cioè, che ognuno può avere i suoi spazi, le sue libertà, oppure che non si dovrebbe avere? No, dipende. Per l'omosessuale credo che non bisogna farlo vedere in pubblico. Ilaria, tu come la pensi sull'omofobia? Cioè, ti dà fastidio qualcosa oppure, cioè, come la pensi tu di questo argomento? A me non mi dà fastidio perché ognuno è libero di una sua decisione, per questo ognuno è libero di fare quello che vuole. Cioè, ritieni che ad esempio l'amore è più importante del sesso oppure il contrario? No, il sesso per me è molto più importante dell'amore. Nel senso è più una cosa che la vedi più una cosa da fare più da maggiorenni, questo è volontariamente. Secondo me è più importante il sesso che l'amore. Perché? Ma nel senso, cosa ci trovi di bello tu nel sesso rispetto all'amore? Ma l'amore non ti dà niente. Il sesso tra uomini e donne. Cioè tu lo intendi più come scopi di piacere, no come sentimenti. È meglio usare precauzioni anche. Secondo me. Questa è la cosa più giusta, perché comunque ci possono essere degli sbagli durante un rapporto. Sì, perché ci sono molti adolescenti che lo praticano, infatti la maggior parte prendono malattie come l'AIDS, eccetera. Però secondo me dovrebbe essere che un uomo e una donna dovrebbero essere in sintonia insieme,
E anche le donne devono prendere precauzioni. Cioè, devono soprattutto, soprattutto le donne. E dall'Istituto Agrario questo è tutto. A voi la linea.